Si può sapere che cosa ci fai qui, Carlotta? Non credo che questo vi riguardi, madre. Non ti permetto di rispondermi così. Cosa volete che me ne importi se non me lo permettete? Non siete in condizione di proibirmi niente. Sono tua madre. Purtroppo ve ne ricordate troppo tardi. E io non chiedo di meglio che dimenticarlo. Non ci riuscirai. Non riuscirai a dimenticarti di me. Io non rinuncerò al mio ruolo di madre. Continuate a trattarmi in questo modo e vedrete se non riuscirò a dimenticarvi. Carlotta, tesoro, se ultimamente sono stata severa con te è perché il tuo comportamento non mi ha dato altra scelta, perché tu... Signora, ve ne prego, non tormentatela più. Come osate voi rivolgermi la parola? Siete uno sfacciato. Chi siete per permettervi di dirmi come devo comportarmi con mia figlia? Sto per diventare suo marito. Perciò ne ho tutto il diritto. Suo marito? Non è il momento di scherzare. Voi siete un traditore. E come tale non avete nessun diritto. Ora chiamo la polizia, così passerete il resto della vostra vita in galera. Madre! In quanto a te, Carlotta, mi hai evitato la fatica di portarti qui con la forza. Non uscirai mai più da questo convento. Fuggirò, madre. Sapete benissimo che lo farò. Fuggirò qualsiasi cosa facciate, che mi rinchiudiate qui o in casa come avete fatto oggi. Continuerò a provarci e vi assicuro che un giorno o l'altro ci riuscirò. Sei davvero un'ingrata. Sei una ragazzina troppo viziata. Sei una ribelle. Sono vostra figlia. Nient'altro. Non ve lo dimenticate. L'avete detto anche voi. Io sono vostra figlia. Non piangere più. Soffro al pensiero che mi lasciate sola, soprattutto in questo momento. Che cosa vuoi dire, tesoro? Stavo pensando ad Augusto. Mio padre vuole che mi sposi con lui al più presto. Certo. Augusto. E tu che vuoi fare? Io lo amo, lo sapete bene, ma so anche che voi lo odiate. Non lo odio, tesoro. È solo che non ho fiducia in lui. Ma io lo amo, madre, lo amo. Perché non volete capirmi? Io ti capisco più di quanto tu possa pensare. Io desidero solo che tu sia felice. Non voglio vederti soffrire, non voglio che ti ingannino. Lasciatemi correre questo rischio. È proprio quello che ho sempre cercato di evitare, che tu corressi degli inutili rischi.
Al cuore non si comanda, madre. E non si possono soffocare i sentimenti. Credi che non lo sappia. Credi che non lo sappia. Allora, lasciatemi libera di decidere. Forse avete ragione voi. Forse lui non mi ama abbastanza. Ma lasciatemi provare. Voglio fare in modo che mi ami tanto, tanto quanto io amo lui. È tutta la mia vita, madre. Lasciatemi lottare per il mio amore. Ho pronunciato anch'io le stesse parole tanto tempo fa. E Dio solo sa quanto abbiamo sofferto tutti. Perché mio padre non mi seppe comprendere. Sei diventata una donna. Allora abbiate fiducia in me. È quello che farò. Non voglio commettere lo stesso errore che ha commesso tuo nonno con me. Con il desiderio di farmi del bene. Allora, volete dire che acconsentite al mio matrimonio con Augusto? Acconsento, figlia mia. Ti prometto fin d'ora che non mi opporrò più al tuo amore per Augusto. Grazie, madre. Ve ne sono grata. Voglia il buon Dio che tu sia tanto felice. E spero che i fatti dimostrino che io mi sbagliavo. Sarò felice, madre, perché amo Augusto. Ma la mia felicità non sarà completa se non vi avrò accanto a me. Tornate a casa. Ho bisogno di voi. Abbiamo tutti bisogno di voi. Mio padre ha bisogno di voi. Lucia, ho deciso di fidarmi di te. Vorrei che tu facessi lo stesso, mia cara. Non posso tornare a casa. Devi avere tanta fiducia in me. Vi prego, madre. Tesoro. La mia decisione è presa. Sorella. Vi prego. Aiutatela voi a capire. Io vado a prendere congedo dalla madre superiore. Pagherai molto cara la tua ribellione, Carlotta. Non si tratta di ribellione, madre. Io lo faccio per difendere la mia felicità. Perché voglio dare un senso alla mia vita. E come pensi di riuscirci? Così, fuggendo come una donna di malaffare? Madre! Non aggiungete altro. Sapete benissimo che niente può trattenermi. Vi prego, non lasciamoci così. Voi avete sempre deciso della vostra vita. E continuate a farlo. Ora tocca a me decidere della mia. Datemi la vostra benedizione, madre, e perdonatemi. Datemi la vostra benedizione. Ha diritto di essere felice. Dillo che era da tanto che desideravi farlo. Mi dispiace solo di non averlo fatto prima. Perché sei una bugiarda. Sei una vigliacca. Sei una traditrice. E sei anche una ladra. Io sarei una ladra? Sì, sei una ladra. E della peggiore specie. Perché dietro questa parvenza di onestà e candore, dietro questa tua maschera di profonda sofferenza si nasconde la peggiore, la più terribile creatura che io abbia conosciuto in tutta la mia vita. Finora mi ero illusa che tutto il male che mi avevi fatto
L'avessi commesso perché eri stata ingannata da Guglielmo. Mi hai dato i sonniferi, volevi che mi credessero malata di mente. Hai perfino ceduto di fronte alle lusinghe di quel vigliacco di mio marito. Ora finalmente ho capito. Ora vedo che lo hai fatto deliberatamente. Hai seguito un piano studiato alla perfezione, spinta solo da un bieco rancore che sconvolgeva il tuo cuore e la tua mente e che hai abilmente nascosto. Basta! Smettila di dire assurdità, basta! No, finalmente hai smesso di fingere. Il tuo stesso rancore ti ha fatto gettare la maschera dietro la quale ti nascondevi e ti sei mostrata per quella che sei. Hai mostrato finalmente il tuo vero volto, pieno di risentimento e di odio. Sì, sì, io ti odio, Maria, ti odio. Ti odio per tutto quello che mi hai fatto, per tutto quello che mi hai tolto. Mio padre, la mia casa è l'unico amore che abbia mai avuto. Mi hai tolto tutto e adesso hai tentato perfino di portarmi via mia figlia. Non è colpa mia, non è colpa mia, Vittoria, non è colpa mia, è tua la colpa. Tu hai rinunciato alla parte migliore di te stessa, coltivando il rancore che ti divorava per vendicarti di un tradimento che non c'è mai stato. Quindi non sei stata tu, non sei stata tu. Che scarsa coscienza che hai della realtà, Maria. Tu sei stata tu, tu mi hai tradita, tu! Tu mi hai voltato le spalle e mi hai costretta a una vita di orrore, di dolore e di paura. E va bene, va bene, va bene. Ammettiamo pure che sia mia la colpa di tutto. Di tutte le amarezze della tua vita, del tuo amore frustrato e dei tuoi anni perduti, ammettiamolo. Ormai la tua vendetta è compiuta. Ti sei vendicata di me. Mi hai fatto soffrire, mi hai fatto vivere l'inferno. Sei più felice adesso. Sì. Siamo pari. Ti sei presa la tua rivincita. Noi non dobbiamo più nulla l'una all'altra. È finita, non voglio vederti mai più. Neanch'io voglio più vederti. Allora così sia. Non posso lasciarla andare. Non posso. Vedrai che tornerà. Non temere, Lucia. Tua madre ha bisogno della tua comprensione. Sta soffrendo moltissimo. E io? Nessuno si preoccupa della mia sofferenza. Ma è la cosa che ci preoccupa di più. È la cosa che preoccupa di più tua madre. Perciò ti prego, figliola, di essere forte e di non piangere in sua presenza. Ma dove vuole andare? Perché non può dirmelo? Vedi, a volte nella vita ci sono dei problemi da affrontare. E soltanto coloro che ne sono coinvolti possono farvi fronte e tentare di risolverli. E perfino il Signore ci suggerisce di usare molta prudenza e molto tatto per cercare di risolvere questi nostri problemi. Capisci? Noi dobbiamo lasciare Maria libera di decidere del suo destino. È un destino che la sta perseguitando da tanto tempo, da più di 20 anni. Se sapeste quanto mi addolora tutto questo. Se sapeste quanto mi addolora la sua partenza.
Lo so, figlia mia. Lo so. Solo istante. Mia figlia, mia sorella, la mia sorella del cuore. Fratello, c'è una persona che ti farà molto piacere vedere. Cos'è, un altro dei tuoi scherzi? No, è un amico. Una persona che non vediamo da molto tempo e che non osa entrare perché l'ultima volta che è stato qui... Catriel! Sì. Sì. Amico. Ti avevo detto che sarei tornato. Ho combattuto una dura lotta e ho vinto. Sono tornato in possesso della mia terra. E ora sono qui. Non è tornato da solo. Catriel si è sposato. È venuto qui con sua moglie. Senti, ti presento mia moglie, Milagros. Spero di poter diventare presto tua amica, Shinti. E anche tu, Alien. Catriel mi ha parlato tanto di voi due. Lo diventeremo, Milagros. Lo diventeremo. Dio mio. Aiutami a riconquistare tutto quello che ho perduto. La mia adorata figlia. La mia. Madre. Devo chiedervi un'ultima cosa. Sì, Lucia. Tutto quello che vuoi. Giuratemi, per l'amor di Dio, di perdonarmi tutte le sofferenze che vi ho causato. Tutti i miei capricci, le mie disobbedienze e le scortesie che ho usato nei vostri confronti. Sì, tesoro, sì. Ti perdono. Perché anche io sono responsabile di molte delle nostre incomprensioni. Grazie, madre. E promettetemi che tornerete. Te lo prometto, Lucia. Molto presto ci rivedremo. E nessuno potrà mai separarci. Thank you.
Io. E grazie a quei documenti ho riavuto la mia tenuta. Tieni. E grazie a quei documenti noi abbiamo ritrovato un amico. Non l'avevate perduto. Sono stato lontano per qualche tempo, ecco tutto. Bene. Ora dobbiamo pensare al futuro. Il peggio è passato. Vorrei che veniste a trovarci a casa. Voglio farvi conoscere Giuliano, il mio fratellino. E vorrei che ci aiutaste a realizzare i sogni di Hélène, che sono anche i nostri. Una grande patria. Una grande patria nella quale tutti siano liberi di realizzare i loro sogni. Nella quale tutti siano liberi di amare. Domenica! Domenica! Ma è mai possibile? Mi avete chiamato, padrone? Ma che è successo? Sono scomparsi tutti in questa casa. Vittoria dovrebbe essere tornata da un pezzo. E anche Lucia e Carlotta sono sparite. Non so che dirvi, signor Guglielmo. Ecco, la verità. Ma certo! Tu non sai mai niente. Nessuno sa mai niente. Ma è possibile che in questa casa scompaiano tutti senza neanche avvisarmi? Ma che considerazione hanno di me? È possibile che io debba aspettare che tutti tornino per stare un po' tranquillo? Non tornerà più nessuno, Guglielmo. Vittoria, che stai dicendo? Siamo rimasti soli. Tu e io. Definitivamente soli. Bene. È arrivato il momento di partire. Ma prima voglio ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per me. E soprattutto di aver taciuto con Lucia. Non voglio che andiate via da sola, Maria. Non posso abbandonarvi. No, suor Margherita, no. Io voglio accompagnarvi. Ho giurato davanti a Dio di aiutarvi a ritrovare vostre figlie. Ma sorella, abbiamo detto a Lucia che rimanendo voi qui sarebbe stato come se ci fossi io. Lei potrebbe avere bisogno di voi. Non me la sento di lasciarvi andare sola. La mia coscienza non me lo permetterebbe. Da sola dovrete affrontare tanti pericoli e tantissimi ostacoli senza nessuno con cui dividere una cosa così terribile e così dolorosa. No, Maria. Io verrò con voi. E chi si prenderà cura di Lucia nel frattempo? Dio la proteggerà. E anche suo padre. Come ha sempre fatto. E poi, ora che voi andate via, Lucia non tornerà più al convento. Quindi non servirebbe a niente che io restassi. Mi sentirei un'ingrata, una vigliacca. Mia cara sorella, il vostro posto è qui nella casa del Signore. Non potete abbandonare tutto. Lucia stessa mi ha pregata di non lasciarvi sola. Non posso non esaudire la prima richiesta di mia figlia. Ci ho pensato molto. Ho donato il mio cuore al Signore. E sarò per sempre la sua serva fedele, in qualunque luogo. Quando sarà passato del tempo e questa terribile storia sarà chiarita, probabilmente potrò abbracciare di nuovo mia figlia e forse allora potremo incominciare una nuova vita. Ma ora la cosa più importante è ritrovare la vostra creatura. Da quando sei andato via, le cose sono peggiorate. C'è pericolo che da un momento all'altro scoppi una guerra. Il cibo scarseggia. È una situazione delicata. Shinty, tu sai che le mie terre e il mio bestiame sono a tua disposizione. E anche il grano. Se Dio ci aiuta, il raccolto sarà abbondante quest'anno.
Sei molto generosa, signora. Ti prego, non chiamarmi signora. Mi sento in imbarazzo. Questo gesto ti rende ancora più buona ai miei occhi. Ah, è la migliore. Altrimenti non sarebbe mia moglie. Eppure l'ho già vista. L'ho già vista. Chi? Milagros. Quando avete parlato del circo non ci ho pensato. Ma ora mi è venuto in mente. Ma sì, quel giorno, ti ricordi, Catriel, quando i carri si erano impantanati? Noi eravamo lì a spiare e la vedemmo. Ma certo, è vero, Cinti era con me quel giorno. Certo. E il circo? Che ne è stato del circo? Andiamo, su, svelti, svelti. Ma lo sapete che dobbiamo partire prima del calar del sole, no? Sbrigati, su, avanti. E tu? Hai già preparato la tua roba? Sì. I carrozzoni sono tutti pronti. Tutti vuoti, però pronti. Oh, non piangere, gitana, non piangere. Che vuoi? Chi sta piangendo? E smettila. Amici, volevo salutarvi. Allora non resterai con noi? No, gitana, no. Ritorno a Santa Maria. Il circo vi appartiene. Io continuerò a lottare per le mie idee. E ora dove andrete? Beh, andremo in giro, come sempre. Questo è il nostro destino, no? Ormai qui non abbiamo più niente da fare. Sta attento, Rosso. Promettimi che farai molta attenzione. Te lo prometto. Fatti cura di te, ti prego. Giacchino. Buona fortuna, ragazzo. Addio. Arrivederci. Arrivederci. A presto. Andiamo, su, che dobbiamo partire. Scusatemi, stavo pensando al circo. Non lo dimenticherò mai, è un ricordo talmente dolce. Milagros amava molto il suo circo. Credo che voi possiate capirla. Capisco. Capisco, Catriel. Tutti noi abbiamo dei sogni che non dimenticheremo mai. Bisognerà andare a cercare in ogni angolo della regione, scavare nei ricordi del passato. E non sarà un compito facile. Lo so, ma abbiamo già un indizio. Abbiamo un nome. Rebecca. Quell'uomo, quella canaglia di Berto, non ci ha mentito. No, tutto coincide, è vero. Quella donna vi ha assistito al parto. E Guglielmo la portò da me quando domenica ebbe quell'incidente. Ma dove possiamo trovarla? Da dove incominciare? Troveremo mai quella donna? E chi ci garantisce che sia viva? Il Signore ci aiuterà a trovarla. Sono sicura che lei saprà dirci esattamente come sono andate le cose. E con la grazia di Dio ci aiuterà a trovare vostra figlia. E vi ringrazio di non avermi dimenticato. Siamo noi a ringraziarti di essere tornato. Yapai! Yapai! Ti auguro di essere felice. Tutti lo saremo. Tutti. Yapai! La mia bambina. Ho perduto la mia bambina. Quel bastardo di Mariano Giordani, quel maledetto.
ma i miei uomini non gli daranno tregua. Egli stesso ci riporterà Carlotta. No, ti ho già detto che lui non c'entra niente. L'ha deciso da sola. Ma come hai potuto lasciarla andare via così, Vittoria? No, no. Io sono sicuro che è andata dietro a quel traditore. No, no. Lei mi ha detto che non sa nemmeno dove si trovi e che non le interessa saperlo. Ha voluto allontanarsi da tutto e da tutti. Mi ha detto che voleva iniziare una nuova vita. Ah, iniziare una nuova vita, alla sua età. Ma se ha appena cominciato a vivere. No, no, Vittoria, no. Assolderò un paio di uomini per andarla a cercare. E quando sarà tornata a casa, andrà in convento. No. No, Guglielmo. Questa volta non voglio interferire con la forza in una decisione di mia figlia. Sarebbe inutile. Fuggirebbe di nuovo. Vittoria, ma è tua figlia. Proprio per questo. È mia figlia e la conosco molto bene. Mi comporterei allo stesso modo. Continuerei a provarci e prima o poi ci riuscirei. Capisci? No. No. E la gente? Che spiegazione daremo agli altri? Non me ne importa niente degli altri. Io non devo dare spiegazioni a nessuno. Vittoria, tu devi capire che la mia posizione... Sì, so già cosa vuoi dire, Guglielmo, lo so già. E proprio per questo la gente accetterà qualsiasi versione tu voglia dare dell'accaduto. Guglielmo, per favore. Devo pensarci bene. Deve essere una versione dei fatti che non ci danneggi quando Carlotta tornerà a casa. Ne dubito, Guglielmo. Non riuscirò a riconquistarla. Carlotta non tornerà mai più. Lucia. Anch'io voglio andarmene da questa casa. Voglio cominciare una nuova vita. Ma che storia è questa, Lucia? Vorrei al più presto avere quella casa che mi avete promesso, quella famiglia che mi avete promesso. Voglio sposarmi con Augusto il più presto possibile. Ma certo, certo, Lucia. Certo, tu e Augusto insieme. Scusami, per un momento avevo pensato che... E avevate ragione, padre. Quando avrò i miei figli e la mia casa, riuscirò a dimenticare tutto quello che è successo. E forse potrò essere di nuovo felice. E lo sarai, figliola cara. Augusto sarà un buon marito. Parlerò subito con lui e prenderemo gli accordi per il matrimonio, eh? Fatelo presto, padre. Presto. Avanti. Volevate parlarmi, generale? Infatti, tenente. Ci sono notizie di Ruisi? No, signore. E voi siete pronto a partire subito in suo aiuto? Sì, mio generale. Io sono pronto. Appena me lo ordinate, partirò alla caccia di quel maledetto indio. Bene. Gli concederò ancora qualche ora fino al calar della notte, come era stabilito. Come volete. Allora, se me lo permettete, io utilizzerò parte della giornata per risolvere delle questioni personali. Avete il mio permesso. E se incontrate il signor Lynch, ditegli che manterremo le nostre promesse alla lettera. Distruggeremo quel maledetto indio. Con molto piacere, generale. Giuliano? Ah, sei qui! Vieni qui, vieni qui, Giuliano. Ti sei annoiato? Sì. Sì? Io volevo venire con voi. Amore mio, Catriella aveva bisogno di parlare con i suoi amici, discorsi da adulti. Io volevo conoscere. Sì, hai ragione, ma verranno qui e ti insegneranno tante cose nuove e belle. Certo, e tu farai vedere a loro le capriole che hai imparato al circo, d'accordo, eh? Va bene, d'accordo. Hai mangiato? No, Bruno ha detto che dovevo aspettare. Oh, Bruno! Vado a preparare da mangiare. Ecco, brava. Molto bene. Ho una fame da lupi.
E poi possiamo andare a giocare. No, basta giocare, basta giocare. No. Dobbiamo lavorare, bisogna dedicarsi alla fattoria. Eh? Va bene, d'accordo, basta. Vi annuncio che oggi ho deciso di arare io i campi. Preghiera. Avanti. È arrivato il momento, madre. Sono venuta a dirvi addio. Ma certo, figlia mia. Prima volevo ringraziarvi per la vostra infinita comprensione, la generosa ospitalità e tutto l'amore che mi avete dato. Nella casa del Signore, l'amore è la cosa più grande che abbiamo da offrire. Aggiunto alla nostra benedizione perché egli vi protegga. Ne ho molto bisogno, madre. Sto per affrontare la più grande prova di tutta la mia vita. Lo so, Maria. Noi abbiamo pregato molto perché riusciate a trovare vostra figlia. Dio sarà con voi. E se vi manterrete forte e nobile d'animo, ci riuscirete. Avrò al mio fianco Suor Margherita. La sua presenza mi è di grande conforto. Lo so. Voglio rivolgervi una preghiera. Abbiate cura di lei, Maria. Suor Margherita è molto vulnerabile. È un'anima riscattata dall'inferno. Lo so, madre. Ma la sofferenza l'ha temprata e l'ha resa molto forte. Non dovete preoccuparvi. Io ne avrò cura più che della mia stessa vita. Avanti. Madre, vengo a chiedere la vostra benedizione. Eccola, figlia mia. Dio vi aiuterà, illuminerà il vostro cammino. E non dimenticarti mai che anche senza l'abito, tu sarai sempre una suora, una figlia di questa umile casa. Vi ringrazio per aver risposto così prontamente al mio invito. Ho incontrato il vostro emissario proprio nel momento in cui mi disponevo a venire qui da voi. Ah, bene, bene. Accomodatevi. Grazie. Ho saputo che fra qualche ora partirete in missione. E prima di andare via, vorrei chiedere il vostro parere su una mia decisione. Si tratta di Lucia? Mm-hmm. Ci sono problemi? Al contrario, amico mio. Stavo pensando alla possibilità di affrettare il vostro fidanzamento
in maniera tale che questo ci permetta di anticipare la data del matrimonio. Signor Lynch, questa è una notizia che mi rende molto felice. Mm-hmm. E mi riempie di orgoglio, ve lo assicuro. Allora non avete nessuna riserva? Assolutamente no. Appena tornerò da questa missione, sarò felice di accettare qualsiasi decisione che voi abbiate presa. Mm-hmm. E sono fin d'ora a completa disposizione del tenero cuore di vostra figlia, della quale sono perdutamente innamorato. Bene, la questione è risolta. Mi resta solo da chiedervi una cosa, di comunicare al più presto la notizia ai vostri genitori, perché... Oh mio Dio, che scortesia da parte mia dimenticarmi di chiedervi come sta vostro padre dopo quell'incidente. Non mi è stato possibile comunicarvelo prima, signor Lynch. Non mi spaventate, vi prego, che è successo? Disgraziatamente, mio padre è morto. Adorato figlio, immagino che tu sia molto addolorato per tutto. E così gli stai scrivendo di nuovo, Rosalba? Non smetterò di scrivergli, anche se non ho mai avuto risposta. Non posso sopportare di vederti così. Ti manca terribilmente, stai soffrendo moltissimo. Soffro come qualsiasi madre che non ha suo figlio accanto a sé. Non per questo sono una martire. Sono una madre. Niente di più e niente di meno che una madre. Non devi prendermi in giro, Rosalba. Da quando siamo tornati non mangi più, non ridi più. Credi che io non ti senta quando di notte invochi il suo nome? Finirò di scriverla dopo. Ora devo preparare il pranzo. No, aspetta. Perché cerchi di sfuggire alla realtà? Non devi evitarmi. È necessario che ascolti quello che ho da dirti. Ti ascolto. Ho deciso di andare a Santa Maria perché voglio parlare con Augusto. No, non puoi farlo, amore mio. Ci sono molte cose che devo chiarire con lui. Lo so. Penso che anche lui voglia parlare con te. Ma così facendo correrai un grave pericolo. Non importa, Rosalba. Metterai a repentaglio la tua vita. Un uomo che non rischia la sua vita per un figlio. È come se fosse morto. Cerca di capire, ti prego. La mia vita non ha più alcun senso se non posso restituirti Augusto. Allora, non mi sembra il caso di fare grandi festeggiamenti. Per quanto mi riguarda, il viaggio di mia moglie mi fa sentire tutto il peso della solitudine. E certo suppongo che voi, dopo la recente perdita del vostro amato padre, beh, sì, insomma, ne ritengo che dovremmo optare per una cerimonia semplice, senza ostentazioni, con pochi invitati. Il che ci permetterà di accelerare ulteriormente le cose. Sono perfettamente d'accordo, signor Lynch. E allora, mettiamoci all'opera. Ah, naturalmente, se avete bisogno di qualcosa, sono a vostra disposizione. Vi ringrazio molto. Appena avrò compiuto la missione che mi è stata affidata dal governatore, tornerò subito qui per formare una nuova famiglia. È solo questione di giorni. Mi sembra corretto. Un buon servitore della causa deve compiere prima di tutto il suo dovere per potersi dedicare in seguito alla donna che ama con la fronte alta e l'orgoglio nel cuore. Zitto! No! Insomma, smettetela! Non andiamo via per sempre. Torneremo presto.
insieme a vostra figlia. Che Dio ascolti le vostre preghiere. E anche le mie, suor Margherita. Se non dovessi trovare mia figlia, nel mio passato, nel mio presente, avrebbero più alcun senso per me. Ormai ho preso la mia decisione, Rosalba. Voglio tornare a Santa Maria. E non c'è niente che potrà farmi cambiare idea. Anche se questo vorrà dire confrontarmi con il passato. Quel passato che vorrei dimenticare.